Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Oggi per prima cosa affrontiamo un livello molto bello, abbastanza difficile ma nulla di particolare, ma che purtroppo è il preludio all'inferno che ci aspetta. Calma e sangue freddo è esattamente ciò che io non avrò. Io sono preoccupato per questo video, secondo me non vedrà mai la luce del sole. A meno che io non mi metta a mandare a quel paese la gemma delle tre morti, ma ci penseremo dopo. E ora concentriamoci su questo livello, che qui c'è anche un nastro flashback da trovare, quindi dovrei cercare di non morire almeno fino ad un certo punto. Sì, questo è il metodo migliore per non morire sicuramente. Mamma mia, il ghiaccio nonostante tutto crea sempre problemi, ma ci sta, alla fine è quello lo scopo. Ora, riesco a non farmi schiacciare da sta cassa di metallo. Ok. Chiariamoci, da questo punto in poi tutti i livelli creeranno molte difficoltà. Beh, sempre meglio che morire per delle stupidaggini come faccio di solito. Io non credo che ci sia stata ancora una morte dovuta alla difficoltà del livello, ma tutte quante sono state grazie alla mia imbecillità. Tipo questa. Ricominciamo. Posso dirlo? Non è stato il modo migliore per iniziare il video. Non una bella iniezione di fiducia, diciamo così. Però dai, finché muoio all'inizio dei livelli, o meglio all'inizio del video, posso anche concedermi... No, anche all'inizio dei livelli, cioè che me ne frega magari se morissi nel secondo livello di un video. All'inizio potrei comunque riavviare. Situazione diversa è se dovessi morire alla fine. A quel punto sti cazzi, cioè, ci sono livelli invertiti anche per quello, come piano B, diciamo, per permettermi di morire ogni tanto. Che brutta questa frase però. Lasciamo stare. Sto tizio qui che con la palla acuminata mi crea sempre problemi. No, vorrei che ci fossero più casse. Vediamo, dovrebbe essercene solo una. Esatto. Ora io mi posiziono un attimo qui, cerco di perdere tempo. A proposito di tempo, in molti mi avete... Vabbè, non in molti, però alcuni già mi stanno chiedendo quando farò Prince of Persia le sabbie dimenticate. Alcuni mi chiedono già del remake. Ragazzi, deve ancora uscire, cioè... Ho capito che sono un fan della serie, ma non posso giocare le robe prima che vengano create. Solito discorso, non voglio... fare troppe cose insieme, c'ho ancora Spyro da finire, ragazzi. Ok che per fortuna abbiamo finalmente cominciato Spyro 3, ma è lunghissimo, quindi non so quanto ci metterò. Ora devo ancora registrarlo, però magari lo avrete già visto prima di questo video. Io non carico i video in ordine, cerco di fare un video tra Crash e Spyro invertiti, per non fare sempre le stesse cose. Peccato che Kupuna Wa compaia poco dopo questo mondo. Cioè, sono rimasto un pochino deluso, pensavo fosse più importante. Però vabbè. Oh, qui vediamo cosa intendevo io. Sarebbe stato un problema se non avessi potuto annullare il potere. Qui non avrei potuto far comparire le casse perché non avrebbero fatto in tempo, letteralmente. Oh, qui questo salto, niente di che. Io però mi preoccupo, finché non prendo il nastro flashback non sono sicuro. Più che altro non mi ricordo dove sia. Adesso c'è una bella sezione in 2D, o meglio in scorrimento laterale, come piacciono a noi. Ha senso che ci siano gli assistenti di laboratorio, essendo questo comunque una, essendo questa una zona controllata, tra virgolette, da Cortex. No, lì sopra ci sono casse che andremo a prendere adesso. No, perché ho saltato come uno stronzo. Ecco qui. Attenzione alle stalattiti, ok? Le stalagmiti sono quelle che partono da terra, le stalattiti quelle che invece pendono dal soffitto? Spero di sì. Vabbè, nel caso, invertite i termini. No, comunque, non è niente di troppo difficile questo livello. Forse la gemma invertita può creare difficoltà. Io l'ho trovata, non dico subito, però abbastanza velocemente. Non mi è piaciuto come sta... Vabbè, io sono scemo però, chiaramente. Non mi è piaciuto come è stata nascosta.
Sono ancora più scemo. Vabbè, sto bonus è letteralmente come perdere due maschere di acqua. Subito! Ok, meno male. Oh, sto giochino della cassa sotto le casse di metallo da Crash 3 che va avanti. Non credo ci fosse anche in Crash 2. No, lì non c'erano le casse margine. Quindi non si poteva fare questo giochetto. Ah, quindi mi uccido? No, non lo sapevo. Volevo temporeggiare lì per non farmi colpire dalla stalattite. Vabbè, l'ho fatto veramente di merda sto bonus, possiamo dirlo? Iniziamo facendo esplodere queste magari. Poi così. Oh, meno male che qui non c'è l'hitbox di merda come nel Ancient Trilogy, con gli oggetti che ti uccidono a 20 km di distanza. Vero, robottini? Vero, tronchi di Crash 2 dei livelli innevati? Potrei andare avanti, eh. C'è un modo per... Aspetta. Andiamo così. Che rischio, però. Vabbè, a sto punto facciamo esplodere pure questa. Giusto per avere tutte le casse del bonus. Ok, andiamo avanti con calma e sangue freddo. E non era una battuta per il nome di questo livello. Mi è venuto istantaneo dire così. Sono sincero. Ecco il nostro flashback. Quindi ora potremmo morire. Ma visto che siamo alla fine del livello, meglio di no. Oh, la cassa che avevamo intravisto qui sopra serve per raggiungere la gemma. Quindi se doveste romperla poi non potreste più salire qui sopra. Ora, qui non avete Kupunawa. Uno non ci fa caso. Io la voglio prendere sta vita. Fanculo le nitro. Questa sarebbe stata un'altra morte stupida, io ve lo dico. Dicevo, lì non avete più Kupunawa, quindi non andate di gran carriera a fare la giravolta. Che può venire naturale, io lo stavo per fare. No, 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 no. Aspettare che si sincronizzino bene, ok. Così dovrebbe andare. Mi piace molto questa parte con Kupunawa, una delle mie preferite. Dover aspettare che compaiano le piattaforme di ghiaccio e nel frattempo sostare su quelle piattaforme di legno. Dimmi che sono tutte... Ok. Oh, un livello fatto alla perfezione. Peccato che non sarà così per il prossimo neanche. Non ci spero nemmeno. Io spero solo di prendere la gemma delle... delle tre morti. Che sarebbe grasso che cola. No, c'è anche il nastro flashback, oddio. Prima o poi doveva succedere. Meglio poi che prima, in realtà. Orsi a ripetizione. Ovviamente c'è il nastro flashback. Io non dico nulla, andiamo avanti e soffriamo. Allora, chiariamoci. Questo livello non contiene alcun segreto. Cioè, di casse nascoste non penso che ce ne siano. Infatti, la prima volta che lo affrontai riuscii a prendere tutte le casse. Il problema è che per prendere tutte le casse sono dovuto morire 67 volte. Non è un numero a caso, c'è lo screen, non ve lo metto perché mi scoccio. Però sono morto 67 volte per fare la gemma delle casse di questo livello. Ora, sarà stata colpa mia di non essermi abituato subito ai controlli di Polar e soprattutto alle hitbox delle casse, però... Porca di quella. C'è un limite. Ora, dovendo essere sincero, quando poi sono andato a fare le Reliquie Insane, questi livelli con i cavalcabili li ho fatti, non dico subito, ma ci ho messo relativamente poco, forse 2-3 tentativi però nel livello, meno di quello che ci ho messo per altri livelli. Quindi, boh, magari mi è rimasta un pochino di maestria di questo livello, dubito. Tra l'altro, questo livello ha anche una piattaforma della gemma, che... è un chiaro riferimento a livelli sui punti sospesi di Crash 1. Quindi un altro modo per morire. Vi assicuro che senza il pallino dell'ombra è molto molto difficile quella gemma, quella piattaforma della gemma. Io ce l'ho fatta lo stesso, ma ci ho perso un bel po' di volte. Oh, qui. Calma. Ok. Mi allontano con grazia. Ora, vediamo di non morire per premere questo interruttore, magari. Uno potrebbe anche fare così. Però adesso come faccio a saltare? Ah no, non serve, posso fare così. Mannaggia, ste casse, io le voglio rompere con la giravolta, mi fanno saltare e mi fanno perdere tutta l'inerzia del momento. Ok. Insomma, non è così facile come livello. Avete già visto un paio di salti che potevano creare difficoltà. Qui c'è la gemma, abbastanza facile da vedere, si nota che c'è una piattaforma qui sotto.
Molto simile a una gemma, o anzi più gemme che si prendono in Twin Sanity, tutte nel livello caldaia maledetta. Oh, ecco la nostra piattaforma. Cioè il nastro flashback me lo potevano mettere prima. Almeno una maschera, vediamo di sfruttarla. Ecco, non sono partito benissimo. Cioè stavo già per cadere senza accorgermi di essere sulle tavole del ponte. Ok. Ora ci sono anche i nemici. Dai, sti robottini però, che fastidio. Che danno. E nulla. Ci ho provato, che vi devo dire. Mi spiace. Dai, cerchiamo di fare la gemma delle tre morti. Nastro flashback, ho capito, lo dovrò riprendere un'altra volta. Non ho voglia di ricominciare, ragazzi. Sto livello è inutile che mi metto. O lo faccio senza commento e poi appunto ci parlo sopra. Se voglio farlo in questa maniera classica, non ho altro non altri metodi. Qui mi serviva la maschera di Aquaco, ma perché sono morto lì? No, comunque non prenderò né gemma delle tre morti né nastro flashback, è chiaro, no? Cioè, è impossibile che io riesca. Già non penso di riuscire a fare questa zona qui. È impossibile che io riesca a fare anche. Vabbè, qua quando uno inizia ad andare in panico, questo è il risultato. Non riuscirò a prendere tutte le casse con Polar, mai nella vita proprio. Quindi dovrò fare un'altra visita di questo livello con l'obiettivo di prendere gemma delle tre morti e nastro flashback. Vabbè, ve lo farò vedere lo stesso. Non è che è una cosa da tagliare. Tanto senza dover prendere le casse sono molto facilitato. Eh sì, però se ci si mette anche il robottino, cioè, c'è un limite. Fra poco credo che inizieranno a darmi la maschera di Aquaco perché faccio schifo. Nulla. Ma è sempre il problema della profondità. No, io non riesco proprio a distinguere dove si trovino sti tizi. Eccola qua, la maschera. Avrei preferito non vederla. Beh, la reliquia insane evidentemente la prenderemo nel livello invertito. Che può non sembrare, ma forse è più facile in realtà, perché con quel filtro riesco a vedere meglio gli oggetti. Con quel filtro fumettistico. Uffa. Mamma mia, non potevano metterla in un altro livello sta piattaforma, cioè, hanno scelto il livello peggiore perché già c'ho il problema di Polar. Poi mi metti pure sta roba. Vabbè, ora sto giocando male però, dai, su. Diamoci una mossa. Sto zitto per concentrarmi, anche se dubito che possa servire a qualcosa. Cioè, cosa sto facendo? Io non so cosa sto facendo nella mia vita. Beh, qui siamo Kupunawa solo per queste tre assi. E anche per questa. Vabbè. Potevo fare molto meglio, ma accontentiamoci per il momento. Voglio comunque far proseguire la storia. Non è che voglio rimanere su sto livello tre anni perché non riesco a prendere la gemma delle tre morti. O meglio, il nastro flashback. Alla fine è quello che mi preme. In realtà entrambi. Lasciamo stare. Ok. La parte difficile però ancora non è venuta, quindi evviva. Ma io devo vedere dove cazzo sta sto nastro flashback. Cioè, non è possibile. Qui quando uno va di fretta, questi sono i risultati. Ma sto checkpoint penso sia inutile, perché la piattaforma lì dovrebbe fungere da checkpoint. Vabbè, non importa. Ovviamente potevano mai esimersi dal fare la versione alternativa di questo livello. Ovviamente no. Però almeno lì non c'è la piattaforma della gemma. Dovremmo fare due volte il livello con Polar. Cioè, è assurdo. Ma qui come... Ah, devo prima far alzare quell'altra. E da qui in tutta tranquillità. Vediamo se riesco ad andare direttamente. No, mi doveva bloccare il sostegno di metallo lì. Che palle. Qui in tutta tranquillità saltiamo sulle nitri. Ora ci sarà un filmato. Ma chi sarà mai stato? È Tauna, ragazzi, cioè, ovviamente. Tanto lo vedremo alla fine di questo livello che comparirà la sua icona. Oh!
Beh, prima di tutto c'è il bonus. Dov'è la... Io non l'ho proprio vista l'icona del nastro flashback. Vabbè, non è un problema. Tanto comunque non bisogna morire per fare la reliquia insegna. Oh, questo bonus mi pare anche che è abbastanza difficile. Se faccio così... Chiaramente no. Presumo che devo comunque farlo attivare, però con Kupuna Wa. Esatto. Andiamo con molta calma. Ok. Facciamo esplodere questa, che non mi fido. No! Mannaggia. Ma perché devo fare queste robe? Potevo lasciarla dopo quella nitro. Comunque abbiamo capito... Abbiamo capito un pochino l'andazzo. Beh, questi sono i bonus che uno non può fare al primo tentativo, perché non sa cosa accadrà, cosa attivano le casse, eccetera, eccetera. Vabbè, non c'è nulla di male a farci qualche tentativo. Io qui direi di andare subito a rompere queste casse, visto che dobbiamo farlo lo stesso. Prima ce le togliamo davanti, meglio è. No, in realtà non serviva fare sta roba, però ok. Vabbè, è una cazzata sto bonus, me lo ricordavo più difficile, bisognava soltanto capire quando attivare le casse. E ora viene il terrore, Polar, ma perché? Io spero che quell'indiscrezione sulle hitbox delle casse sia vera, perché... Dai, ho fatto male, non c'è nulla da dire. Ecco, quelle sono due casse che... con le hitbox della trilogia originale avrei rotto senza problemi. Ma di chi è stata l'idea di renderle uguali a quelle dei livelli a piedi? Vabbè. Quanto dovrò perderci la testa per la reliquia insane. Però per fortuna, per sfortuna, non ci dobbiamo... Dai, no, questo no però. Cioè, che cazzo vuol dire che io salto, che non mi prende la cassa? No, queste sono le cose che odio, perché lì devi... È chiaro che devi saltare per prendere la cassa, però perché salto allora ci va oltre? Boh. Ci vediamo un attimo. Ah, c'è anche Cortex, nel caso non l'aveste notato. Diciamo che è un piccolo rimando, no, alle scivolate di Insanity. Quante vite siamo? 10. Ah, da notare, no. Ho perso 11 vite. Questo mi ha portato addirittura a 98. Che questo sistema di vite dà una difficoltà al gioco incredibile. Andate a cagare, cioè non sapete giocare. Fate altro. Ora, so che è abbastanza presuntuoso da parte mia dirlo mentre sto morendo come un idiota. Manco a dire che ci sono dei checkpoint per aiutarci, almeno per... per chi non vuole fare la reliquia insane. Mamma mia, ste due. O meglio, ste quattro. C'è poco da dire. Li hanno fatti male i cavalcabili. Oh, mamma mia, come l'avevo... Ero sicuro di averle mancate. E dai però, cioè, già c'è il problema delle casse. Non posso mettermi pure a farmi uccidere dagli ostacoli. Cioè, veramente no. Devo stare più attento. Qui il consiglio che posso darvi è usate i tasti direzionali, ma quello in realtà lo farei per tutto il gioco. Effettivamente lo faccio. Beh, sta parte iniziale più o meno ho capito come si fa. Aiuto. Non so mai dove devo saltare. Ok, ci sono le casse qua. Mamma mia. Pensavo che quell'albero cadesse, non so perché. Ecco perché ho saltato e non mi sono spostato. Questa musichetta così allegra, dopo un po' sarà, vi darà alla testa. Ok, adesso magari non moriamo, che dite? Anche perché qui c'era checkpoint. Quante volte sono morto? Quante volte sono morto? Questo mi sa che è la quinta. Credo. Scusate, io ero morto 7 volte. Dopo, com'è che sono già 13? Dov'è che sono morto poi? Ah, sì, forse nella zona dove c'erano... Ah, qui c'è il nastro flashback, ma andate a cagare, veramente. Nella zona dove c'erano, come si chiamano... i pezzi di ghiaccio che cadevano. Ma sapete che vi dico? Ma facciamolo adesso. Il nastro flashback più la gemma delle tre morti. Cioè, visto che mi trovo, non dovendo preoccuparmi, non dovendomi preoccupare delle casse, sarà molto più facile. Ma vi dirò,
Sfogliamo le morti che ho fatto nella zona della gemma, che lì bastava semplicemente arrivare alla parte con i robottini, con Aquaku. Ma se faccio replay... Sì, se faccio replay me le conserva le gemme. Aspettiamo il caricamento infinito. Vabbè, credo comunque di aver trovato un buon compromesso per questo video, ovvero farvele vedere entrambe... nello stesso video, sia gemma delle morti che gemma delle casse, che Nasu Flashback, alla fine quello mi premeva più di tutto. Così almeno poi quando dovremo rifare il livello invertito avrò completato quello normale. Dicevo, per quanto riguarda la piattaforma della gemma, in realtà lì basta avere la maschera di Aquaku quando si arriva nella zona finale con i robottini e la si fa subito. Io sono scemo e sono morto prima, però vabbè, ora è inutile stare a piangere sul latte versato. Magari cercare di non morire adesso. Però porca puttana, il nastro flashback alla fine del livello. Ma un'altra cosa che hanno sbagliato: volete mettermi Polar che caga il cazzo? Ok, fatelo, ma almeno abbiate la decenza di metterlo all'inizio del livello, non alla fine. Così uno se lo fa all'inizio, una volta che lo ha superato, bah, è tranquillo di aver finito il livello in pratica. Non che devo farmi prima tutto il livello e poi arrivo alla fine e devo ricominciare tutto da capo per una cassa del cacchio che non si rompe. Vabbè, pazienza. Ora qui attendiamo, non facciamo come prima. Quando vedete questi livelli, se li si fa di fretta non durano tanto. Per questo le reliquie non dovrebbero prendermi troppo tempo se mi mettessi a tagliare i tentativi. Ah, comunque 13 vite perse, 99 vite, io ve lo faccio notare. No, perché chi gioca con la modalità moderna non è un vero player di Crash. Noi all'età mia giocavamo. Noi all'età mia, che vuol dire? Noi ai miei tempi giocavamo con i game over. Noi siamo troppo forti. Oh, quanto mi mancava. Piccolo avvertimento: se fai game over sei scarso, quindi di sicuro non sei un bravo giocatore di Crash. Soprattutto in questo gioco, lo ripeto, con tutti sti frutti Wumpa che ti buttano addosso. Io ora cerco di prenderle, voglio comunque... Sì, come no. Dicevo, voglio comunque abituarmi, ma lasciamo stare che è meglio, ci penseremo più in là. Per ora andiamo avanti. Anzi, non più in là, perché già nel prossimo video dovrò fare la versione alternativa di questo livello. Vabbè, penso di usare lo stesso metodo, ovvero... gemma delle casse in un tentativo e poi faccio l'altro per subito dopo per la gemma delle tre morti. Quello mi sa che sarà ancora più difficile. Non ne sono sicuro, perché in realtà mi ricordo che ebbi meno difficoltà con le casse. Vabbè, poi vedremo. Mi sto divertendo. Si vede. Almeno qualcuno si diverte. Ok, nastro flashback, adesso possiamo morire. Ma adesso il livello è finito, quindi affanculo, cioè, scusatemi. Chi mai morirebbe arrivati a questo punto? Se non per chi ha dimenticato delle casse e quindi si uccide di proposito. Ok. Che poi, che maledetti, c'è anche la parte finale con le quattro casse. Cioè, dai, che noia. Ok, abbiamo finito. Questo livello non lo vedrò per tantissimo tempo, quindi almeno mi sono tolto sto pensiero. Va bene, sì, tutto quello che vuoi, tutte le gemme, nastro flashback, andiamo avanti, per carità. Però credo comunque sia più interessante farvi vedere qualche video in cui ho delle difficoltà piuttosto che i soliti video in cui prendi tutto. Cioè, il bello di una serie commentata è anche questo. Se fosse un walkthrough senza commento, io vi farei vedere solo i tentativi buoni, non mi metterei nemmeno ad andare avanti così. Ok, nel prossimo video faremo costruzione ponti e poi affronteremo Cortex che ci sta aspettando. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.